Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video della rubrica Schifo Animali. Innanzitutto complimenti per aver avuto il fegato di cliccare il video nonostante abbiate letto il titolo. Non è bello leggere mangialingua in un titolo. Parlerò di un simpaticissimo crostaceo lungo 3 o 4 cm dall'aspetto innocuo, facente parte all'ordine degli isopodi, del quale fanno parte anche i nostri comuni porcellini di terra, che sono simpatici e innocui. Dopo questa innocente e gioviale intro, tenetevi forte perché fa accapponare la pelle. Adesso vi racconterò qualcosa in più su questa creaturina. Innanzitutto c'è da dire che si tratta di animaletti e sono ancora enigmatici. Non si sa infatti molto del loro ciclo vitale né su come precisamente raggiungano l'ospite. Per quanto riguarda la Cimotoe exigua, sappiamo che probabilmente raggiunge allo stadio giovanile le branchie dell'ospite, solitamente un pesce lutianide. Raggiunte le branchie diventano maschi e sopravvivono un po' nell'apparato respiratorio del pesce. Dopo un po' di tempo alcuni dei maschi subiscono un'inversione di sesso e diventano femmine. Se abbiamo due maschi e non un gruppo di maschi, solitamente il più grosso dei due diventa la femmina, perché sappiamo appunto che la femmina è in questa specie più grossa del maschio. Dopo l'accoppiamento la femmina migra e si muove verso la bocca del pesce. Si attacca alla lingua del pesce e comincia a succhiarne il sangue. La lingua col tempo diventa atrofizzata perché non c'ha più afflusso di sangue, infatti se lo beve tutto lei. E quindi diciamo causa l'atrofia della lingua per carenza di sangue. Ma sarà finita qui? Manco per idea. Come se non fosse già abbastanza terrificante di per sé, succede una cosa che non ha eguali nel mondo animale. Infatti il parassita attacca il proprio corpo ai muscoli della base della lingua e diventa lui la lingua del pesce, nel senso che si sostituisce ad essa proprio saldandosi, si installa al posto della lingua, al punto che il pesce così può ricominciare a deglutire utilizzando il parassita come vera e propria lingua. I maschi passeranno la propria vita nelle branchie del pesce, nutrendosi del muco in eccesso prodotto dal pesce. Le femmine invece continueranno a di tanto in tanto a nutrirsi delle particelle di cibo del pesce, ma anche del suo sangue, senza che però il pesce ne risenta sensibilmente. Continua ad essere un parassita, ma non causa più di tanti danni al pesce. Anzi, il fatto che si sostituisca lui stesso ad un organo vero e proprio del pesce fa quasi pensare non a un parassitismo, bensì a una sorta di simbiosi. Altri isopodi parassiti come il limoneca Red Money hanno copiato tra virgolette la Cimotoa e quindi hanno un ciclo di vita simile. Questa parassitosi è incredibilmente interessante perché non solo è l'unico caso nel mondo animale in cui un parassita si sostituisce alla parte da lui stesso danneggiata, ma anche perché è allucinante vedere come una parassitosi si possa trasformare in una sorta di simbiosi. Diciamo, l'atteggiamento della Cimotoa è al limite tra la parassitosi e la simbiosi. È interessante notare, diciamo, a quanti studi si potrebbero fare su come durante la selezione naturale si è sviluppata la specificità dell'ospite rispetto al parassita e anche come si è sviluppato il dimorfismo comportamentale di maschio e femmina, perché come ho detto prima hanno abitudini differenti pur parassitando lo stesso ospite. Inoltre pare che non tutte le femmine si nutrino sia del sangue sia dei detriti e del muco. Alcune prediligono di più i detriti e il muco in eccesso nel pesce, altre invece prediligono di più il sangue. Quindi questo ci fa capire che questa mutualizzazione, che inizia come una parassitosi e finisce come una sorta di simbiosi, è ancora in divenire. Quindi a dispetto della situazione raccapricciante, per uno zoologo questo è veramente, veramente interessante. Mi auguro che lo sia stato anche per voi e vi dirò una cosa per farvi un pochino tirare un sospiro di sollievo: non ci sono pericoli che la Cimotoa parassiti un umano perché è specializzata in pesci e a noi non potrebbe farci niente. Sì, ci hanno fatto un film che si chiama The Bay in cui questo parassita tipo fa tutte queste cose, parassita gli umani, riprende il cervello e tutto quanto, ma è solo un film. Che vi posso dire? Grazie per aver visto un'altra volta un altro mio video e nel caso dobbiate andare a mangiare, buon appetito. Alla prossima!